Casella Icona. Franca Viola. Franca Viola nasce nel 1948 ad Alcamo, in Sicilia, da una famiglia di mezzadri. A 15 anni, con il consenso dei genitori, si fidanza con Filippo Melodia, nipote di un noto mafioso locale. Quando Filippo viene accusato di furto e appartenenza a banda mafiosa, il padre di Franca decide di rompere il fidanzamento. Ma il giovane torna a reclamare la mano di Franca. Minaccia suo padre, brucia la sua casetta in campagna, distrugge i suoi raccolti. Bernardo Viola, però, non cede. Il 26 dicembre 1965, Filippo Melodia e la sua banda fanno irruzione a casa Viola, distruggono, picchiano la madre e si portano via Franca, che viene tenuta prigioniera, violentata dal suo rapitore e lasciata digiuna per giorni. Quando il 6 gennaio 1966 la polizia rintraccia e arresta Filippo Melodia, lui conta sul matrimonio riparatore che, come prevede la legge italiana in quegli anni, scagiona il rapitore che sposa la propria vittima. Franca, però, rifiuta di sposarsi e inizia il processo. L'attenzione di tutta la stampa locale e nazionale è altissima. È la prima volta che una donna accetta di farsi chiamare svergognata e sfidare le regole arcaiche dell'onore patriarcale. In più, il gesto di Franca Viola è una sfida al potere della mafia. Franca riceve minacce, ricatti e si scontra con l'ostilità dell'opinione pubblica. Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce, dice. Il processo si conclude con la condanna a 11 anni per Filippo Melodia e i suoi complici. Oggi Franca vive ancora ad Alcamo. Filippo Melodia è morto, ma alcuni dei suoi complici sono ancora lì. Li incontro ogni tanto. Preferisco evitarli, ma se non riesco li saluto e loro mi salutano. Quasi sempre abbassano gli occhi. La denuncia di Franca Viola ha dato coraggio a molte altre donne che hanno seguito il suo esempio. Nonostante questo, il matrimonio riparatore e il delitto d'onore, come argomenti che legittimano di fatto la violenza sulle donne, sono usciti dal codice penale soltanto nel 1981.